Sera buona ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò della vittoria del Napoli contro la Spal. Il Napoli ha giocato bene, ha giocato bene. Si può dire che sia il Napoli che la Spal hanno fatto un'ottima partita. Quello che ha fatto la differenza sono stati i singoli, il guizzo personale del Napoli, ovvero gli elementi che rendono il Napoli superiore alla Spal, i giocatori, perché qualitativamente sono superiori. È questo che ha deciso la partita. Sebbene la Spal ha giocato una grande partita, ottima intensità e grande tenacia, che apprezzo per una squadra neopromossa, perché molte squadre promosse in Serie A preferiscono fare il punticino senza prendere gol. Invece la Spal voleva segnare, voleva vincere facendo più gol possibili. E ammetto che mi sono anche un po' cagato addosso quando la Spalla ha segnato, perché pensavo che il Napoli avesse vinto facilmente, invece la Spalla si è rivelato un avversario tosto e imprevedibile. Il primo gol della Spalla mi era un po' dubbio, perché ho visto Antenucci in fuorigioco, poi Schiattarella con il suo siluro dalla distanza è riuscito a battere Reina. Sul primo gol Reina non poteva fare tantissimo, poteva fare di più ma non tanto. Cioè, il primo gol le colpe non sono sue, è un po' la colpa della difesa, un po' la difesa, soprattutto Maximucci, che ha fatto un buco incredibile. Mentre il pareggio del Napoli arriva con una conclusione di Insigne di sinistro, che ce l'aveva proprio al fantacalcio, quindi sono doppiamente contento, e ha segnato il gol del pareggio. Mentre il secondo gol del Napoli arriva proprio, non dico a culo, però inaspettato, perché comunque Gulam fa un cross di potenza, proprio voleva fare era una specie di tiro cross. Callejon ha colto bene l'occasione e ha saputo indirizzarla di testa in porta. Cioè, mamma, io ho messo le mani nei capelli quando ho visto Gulam che ha fatto questo cross, perché cioè, non sapevo se voleva tirare o voleva crossare. E vedendo l'azione, si è visto come. Vedendo l'azione, cioè, dico, che cazzo ha fatto Gulam? Calegone è stato intelligentissimo a capire l'intenzione di Gulam sul cross e di indirizzarla in porta. Mentre il terzo gol sembrava un gol alla FIFA. Ovvero che Gulam provava a saltare l'uomo. Ha saltato i due di loro della Spal con una conclusione a giro, proprio alla FIFA. Di destro ha fatto un gran bel gol. Veramente un gran bel gol quello di Gulam. Preciso e anche con il suo piede non preferito. Mentre il secondo. Sono arrivato direttamente al terzo gol del Napoli. In realtà la Spal aveva pareggiato 2-2 con la punizione di Viviani, che a mio parere Reina poteva fare di più. Il Napoli, se vuole vincere lo scudetto, se vuole stare ad alti livelli, deve togliere Reina, perché a mio parere è un portiere che non è da Napoli. Non dico non è da Napoli, non è un portiere da big. Ormai Reina ha fatto il suo. Non voglio dare tutta la colpa a Reina, a me personalmente non piace, però non voglio dare tutte le colpe a lui, perché comunque se una squadra perde, la perdono tutti gli 11 giocatori, non si perde, non si perde mai una partita per un giocatore. Cioè, alla fine una squadra la si perde con 11, si gioca 11 contro 11, e se una squadra perde, la colpa è della squadra, non sempre di un singolo giocatore. Reina è vero che poteva fare di più sul gol di Viviani, perché comunque l'ha tirata sul suo palo. Cioè, no, forse Reina pensava che Viviani l'avrebbe tirata sul secondo palo, ma non è il caso, devi provare a tuffare all'incrocio. Cioè, se sei un portiere o no, se giochi in Serie A, è fallo. E forse un po' la colpa va anche a Rog, che non doveva entrare così sul giocatore avversario. Rog ha fatto proprio un intervento da imbecille. Proprio gli è arrivato addosso facendo un brutto intervento, e l'arbitro ha dato la punizione. Comunque sono contentissimo di vedere il Napoli, veramente contento, perché questo fa del Napoli una grande squadra. Saper ribaltare le partite nei momenti difficili, grazie ai singoli.
Ok, ci può stare anche il gioco, perché comunque il gioco è come un intrattenimento. Il gioco è come se fosse una cosa di bella mostra, non è una cosa importantissima. Ci può stare, però il gioco comunque è una cosa di bella mostra e far divertire i tifosi e far divertire anche i giocatori. Però quello che conta è saper entrare in partita e segnare, quello conta. Perché alla fine si vincono con i risultati, con i gol, con le prestazioni, non con il gioco, la bellezza del gioco. E saper interpretare la partita, saper mostrarsi in campo, quello conta tantissimo. E sono contento perché comunque ci portava a punteggio pieno a pari punti con la Juventus, che sembra proprio non arrestarsi. La Juventus pure in Napoli, a livello rispetto alla Juventus, è molto più brillante nel gioco, gioca molto meglio. La Juventus non è una squadra che sa come costruire, non gioca a memoria, non sa con chi indirizzare la palla, non ha uno schema preciso. Cerca il guizzo personale con i singoli. Aspetta che un giocatore faccia qualcosa. Però comunque la Juventus vince grazie ai nomi. Il Napoli vince soprattutto grazie al lavoro di squadra e al gruppo. Anche se i singoli Napoli sicuramente non gli mancano. Perché grazie anche a questi pochi singoli se riusciamo a fare tanti gol. Altrimenti saremmo una squadra da Serie B. E niente ragazzi, il video finisce qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!